Ciao ragazzi, buongiorno, un saluto dal Tarfone. Allora, visto che il buon Alex mi ha suggerito il nome della mia famiglia come Tarfototep, ok? L'ho ricreata e ho giocato le missioni che avevamo giocato nel Proviamolo sul primo canale. Ovviamente questo è il secondo canale, questa sarà la prima serie che porto insieme con altre, ok? Adesso sto cominciando a registrarle piano piano e andiamo avanti. Allora, qua adesso dobbiamo avere 1000 di popolazione, per cui bella tosta, e appartamenti modesti. Nel video del Proviamolo non capivo come fare a evolvere le cose, me l'ha scritto un ragazzo nei commenti e lo ringrazio, ma poi, guardando off camera con calma e con tranquillità, perché comunque il Proviamolo non volevo farvelo troppo lungo, ho scoperto che sotto c'è scritto cosa serve nella descrizione delle unità. Adesso sentiamo la storia. Un che vive sulle rive del Nilo sta imparando a sopravvivere in un ambiente ostile e nel frattempo un regnante locale di nome Narmer è asceso al potere. Narmer regna su gran parte del territorio, ma la piena unificazione dei due regni non è ancora compiuta. Per commemorare la propria ascesa al potere, Narmer desidera che tu, con la tua famiglia, ti trasferisca per governare una nuova città a Neken. Questa città dovrà avere templi dedicati a molte divinità e numerose aree di intrattenimento. Ok, allora, varie divinità, ovviamente, come vi dicevo nel Proviamolo, in Egitto c'erano molte divinità e ognuna ricopriva un ruolo, ok? Quindi noi possiamo avere varie divinità e dobbiamo fare la festa a tutte, è un po' un casotto. Allora, adesso, innanzitutto, guardiamoci la mappa. Questa è una buona zona. Qui abbiamo le coltivazioni. Mi pare che abbiamo oro in giro, non mi pare di vederlo, no? Ok, allora per cui abbiamo la coltivazione d'orzo, che la sbloccheremo probabilmente più avanti, vuol dire che possiamo fare la birra. Aspettate un attimo, ma se io questa la metto di qua, non ci arrivo, vabbè. Vuol dire che possiamo fare la birra. Ok. Ciò aumenta di molto la felicità dei cittadini, ma nelle feste, ok, possiamo fare la festa grande dove ci costa di più e ci chiede 200 di birra. E facciamo il grano, ok, distribuzione, ok, produzione, abbiamo la distilleria, il vasaio, ok, religioni abbiamo Bast, Osiride e Ra. Allora, questo è coso. Se non mi ricordo male, ma non vorrei dirvi delle cazzate, fatemi vedere se c'è nella descrizione qua delle divinità. Ra, è la regione della tua città? No, allora, perché c'era nella descrizione delle divinità. E in base alla divinità che tu a cui tu facevi la festa, non mi ricordo se era un'altra che deve ancora uscire. Praticamente tu festeggiavi lei. Lei era contenta, ma lei faceva contenti anche le altre divinità. Per cui ti bastava una festa sola. Allora, divertimenti. Più avanti sbloccheremo il chiosco con i musicanti e l'ornamento. Ok, dai, non è cambiato nulla. Qui sbloccheremo più avanti magione personale, l'esattoria, il palazzo della giustizia, il ponte e l'approdo. Ok, perché potremo andare anche di là, magari per coltivare i campi che sono di là. Ora, decidiamo dove fare la città. Questo mi pare un ottimo punto. Per cui io farò la mia solito 20, ok. Ma a sto giro facciamo una cosa nuova. E mo vi spiego qual è. La facciamo doppia. Con un ingresso singolo. Ok. Noi metteremo la strada, ma ok.
Poco ci importa. Dobbiamo togliere qua le palme. Un po' mi dispiace, ma non possiamo farci altro. Mi dite perché la fai doppia, Tarf? Adesso vi faccio vedere. Allora, c'è quel quadro che non mi cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, semplicemente è una cosa di prospettiva. Allora, vi ricordo che noi qua potremmo fare le feste, ma purtroppo qui la piatta non ci sta. Ok. Se vedete queste zampone nere, sono sue. Ok, lei è cuore. Queste sono le sue zampine. Allora, qui non ci sta, per cui la metteremo da queste parti. E comunque voglio progettarla bene. E ho sbagliato perché va fatta più uno più in su. Potrei anche allargare la città. Ok, però la voglio tenere così, per un discorso di compattezza. Poi considerate che è come il po' che non ci gioco, per cui mi devo ricordare tante cose, mi devo ricordare i miei vecchi progetti o altro. Allora, vedete già che abbiamo fatto un bel boom di sviluppo. Allora, servizi. Serbatoio dell'acqua. Ne mettiamo uno qua e uno qua, in modo che si specchiano. Medico. Palazzo del villaggio. Aspettiamo a metterlo. Poi abbiamo il bazar base. Ok. Lo mettiamo sempre specchiato. Vedete che vado a coprire la zona e mi restano esattamente tre posticini. Ok? Sembra una cagata, ma non lo è. Allora, qua ci serve il chiosco, ci darà il chiosco più grande. Dove possiamo tenere sia la scuola dei... Dove possiamo tenere sia i giocolieri che i musicisti. Al momento però... Ok, poi andiamo a modificare. Possiamo o metterlo sacrificando uno spazio qua nell'angolo, oppure possiamo metterlo fuori. Vi spiego il perché. Se noi lo mettiamo fuori, anzi, sarebbe meglio metterlo negli angoli bassi, praticamente. Uno qua e uno qua. Qui chiudiamo la strada. Non possono andare in giù. Qui possiamo fare la zona lavorativa. Ad esempio, i campi. Ok, ci serve il campo da lavoro. Io ne metto già tre, non perché sono pazzo, anche perché sono pazzo. Ma perché, ragazzi, qui avremo un quantitativo di cibo da dover estrarre, che farà paura. Allora, così non mi piace. Allora, qua vi romperà ogni volta mancanza dell'accesso alla strada, ma voi non vi preoccupate. Io sto costruendo a manetta, poi ovviamente ragazzi, se voi avete domande o altro, fatemele pure, nel limite del possibile e di quello che mi ricordo, vi rispondo ovviamente. Qua no, ne vado a perdere uno che però posso
No, va bene così. Ok. Buona. Mettiamo i granai. Li voglio però tenere distanti dalle case, perché comunque diciamo, le zone lavorative creano malcontento. Cava d'argilla. Deposito merci qua. Dove? Allora, vedete che qua cominciamo ad avere molta, 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 molta più roba. Allora, questo mi tiene. No, vabbè. Questo mi tiene l'argilla. Questo mi tiene il vasellame. Ok. E abbiamo visto che abbiamo una nuova risorsa data dal grano, ok, che è la paglia. E noi per ora la stocchiamo qua. Birra ed orzo, non cominciando ancora la produzione, aspetteremo un attimino a farla. Ora qua giustamente ci diranno, non vi preoccupate. In brevissimo tempo facciamo tutto. Abbiamo un altro problema, però. Abbiamo fatto Osiride. Ho fatto Osiride due volte, sono un coglione due volte. Allora, volevo fare probabilmente Ra. Facciamo Ra. Ok. E Bast la mettiamo qua. Non perché non. Ah, aspettate, che devo chiudere la strada qui. Non perché non la voglio calcolare, perché tanto alla fine della fiera non interessa dove sono messi i templi. L'importante è che ci siano, che le divinità vengano venerate e soprattutto lì si faccia la festa. Che detta così suona malissimo, ma non è intesa in quel senso. Allora, inizia una festività a Osiride, una festività grandiosa. Tanto cominciano ad entrare gli abitanti, come possiamo vedere qui abbiamo l'acqua. Osiride di Nilo, benedice la tua città per la sua sincera devozione. E durante questa stagione tutte le fattorie dei campi bonificate raccoglieranno il doppio. Capite perché ne ho messi due? Anzi, fatemi vedere un attimo i lavori. Oh, siamo a posto, abbiamo già della disoccupazione. Ricordatevi anche un'altra cosa, ragazzi. Se questi ricevono dei danni o li perdete, sono cazzi. Per cui investite, investite, investite in architettura e antincendio. Poi ogni tanto mettete una stazione di pulizia in giro. Basta piacere che la tua città la onori, ha così detto una festività, così tutti gli dei possono notare la tua dedizione. Vedete? È lei. Lei automaticamente, perché adesso non me la ricordavo perché c'è la descrizione da qualche parte, forse nell'enciclopedia delle divinità, ma la vado a leggere. Praticamente voi onorate lei, lei fa, è contenta, ma onora anche la divinità. Ah, non abbiamo messo la cosa dei giocolieri. Ricordate di metterla un po' staccata, perché i giocolieri fanno casino. Visto che in quella zona lì c'è la zona industriale, noi mettiamo questo per elevare la qualità in modo da togliere le problematiche qui. Bene, cominciate ad arrivarci il primo giro di grano, ragazzi. Abbiamo il grano, ci è arrivata la paglia. Stiamo raccogliendo Spatarfe è scemo perché si è dimenticato di fare i vasai. Spatarfe, se non fai i vasai, tu puoi anche raccogliere tutta l'argilla che vuoi, ma senza i vasai un cazzo non fai. Ok.
Ok. Ah, ovviamente io poi posso fare il collegamento così. Ricordatevi che più collegamenti fate, più rischiate di perdere il personale. Vedete che mi è andata su quella del bazar là. Io non voglio che quella del bazar mi vada là. Benedizione di Osiride. Osiride ricompensa chi lo onora. Il prossimo sarebbe il beneficio di quanto previsto. Basta piacere che la tua città la onori. Ha così indetto una festività, così tutti gli dei possono notare la tua dedizione. Vedete, se io faccio così, facciamo una festa. Ok. A Bast, festa grandiosa, deliziato, felice, compiaciuto. Ok ragazzi, guardate, stiamo cominciando a crescere ancora di più. E abbiamo manodopera go go. Vedete, questa dimora non può svilupparsi finché non migliora la disabilità della zona. L'edificio vicino all'abitazione sta avendo un'influenza. Ora possiamo fare la birra. E la birra è molto importante. Allora, la birra ha lo stesso funzionamento della, delle coltivazioni. Ne abbiamo anche culo. Perché riusciamo a far così. Secondo me serve qualche capannino in più. Qui però ho visto una piccola problematica. No, mettiamo l'ippopotamo. Poi facciamo un'altra cosa. Mettiamo un santuario di Bastet. Un santuario di Osiride. E un santuario di Ra. Perché? Innanzitutto facciamo più contente le divinità, ma poi chiudiamo questa zona qui. Ora, io devo aumentare la zona di stoccaggio, per cui devo fare due depositi merci, di cui uno. Ok, metto già tutto in non accettare. Metto accetta l'orzo. E in uno accetta tutto. Per cui accettiamo la birra. Ok. Questo gli ho messo accetta tutto, sì. Oh, perfetto. Buona. Adesso qua noi stiamo raccogliendo la birra. Cioè, scusate, andremo a raccogliere l'orzo, ma secondo me serviranno altri lavoratori per i campi. Mettiamo altri due ricercatori di lavoro, ok, lì. Ora, come potete vedere, la città, qui abbiamo dei problemi. Non abbiamo molto cibo, e purtroppo effettivamente è vero. Questo portale operativo, questo portale ha dei commercianti, ma al momento stanno cercando cibo e prodotti da vendere, ok. Aspettate. Ok. Abbiamo un problema. Che purtroppo non arriviamo con abbastanza quantitativo di cibo. Considerate che comunque è il primo raccolto. Guardate quanto stanno preparando adesso. Ok. Dobbiamo dargli tempo. È normale. Piccola benedizione di Osiride. Ok. Sulla prima persona sarà perfetto. Ci sarà moltissimo fango fertile lungo le rine. Piccola benedizione di Bast, che ha indetto un'altra festività. Ok. Andiamo a controllare le divinità. Ra è compiaciuto, Bast è deliziato e Osiride è deliziato. Top. Facciamo però una festività a Ra, che non ne abbiamo fatta neanche una. Però stiamo cominciando ad avere pochi soldi. Allora, intanto mettiamo giù dov'è il palazzo? Non mi ricordo mai.
Non è qua il palazzo. Ah, palazzo del villaggio. Senza denaro. Vabbè, ci hanno dato un prestito. Va bene, non è un problema. Ora pian piano, vedete, stiamo tirando su grano a manetta, stiamo tirando su orzo a manetta, e poi sicuramente andremo a creare un'altra linea di fattorie, anzi. No, cazzo. E purtroppo dovrò studiarmela bene per farla bene. Vabbè, intanto va bene così, al massimo facciamo la prodo e li mandiamo di là. Che si può fare anche quello, eh? Piccola benedizione di Osiride sarà perfetto, ok, benedizione di Bast, perfetto. Qui in questo caso è un problema perché dentro è molto difficile trovare qualche passatempo. Ok, bene, perfetto. Allora, abbiamo il chiosco. Il chiosco è un bastardo di prima categoria. Adesso vi spiego il perché. Che funziona così. Sto bastardo. Allora, dobbiamo mettere il conservatorio. E purtroppo anche questo crea un po' di casino. Non è molto apprezzato. In teoria, dovremmo mettere all'interno qua un altro piazzale, un altro chiosco. Noi non lo mettiamo. Facciamo questa cosa qua. E vedrete che loro gireranno così. Guardate come sono cambiati in pochissimo tempo. Ho messo giù due edifici. Due. E le abbiamo tutte a manetta. Qua devono aspettare adesso la birra. Ok. Abbiamo, è arrivato l'orzo. Il grano è pieno. Ok, qui che problema hanno? Qui ad esempio non si sviluppano perché la desiderabilità della zona non è buona. Vedete che se io metto giù le piazze, automaticamente la desiderabilità aumenta, come potete vedere. Ok, e fanno il level up, anche gli edifici fanno il level up e diventano più carini. Ora andiamo a vedere se possiamo mettere giù qualcosa che non ho messo giù, che mi sono dimenticato. Potremmo mettere giù, per fare più contente le divinità, ok, dei santuari. Ne mettiamo giù, visto che questa è una zona un po' così, altri tre lì, giusto per stare tranquilli. E sicuramente... No, non me l'hanno ancora sbloccato. Probabilmente devo aspettare il che arrivi la birra. Piccola benedizione di Osiride. Tassazione e palazzi di giustizia. Eccola qua. È arrivata. È arrivata, ragazzi. Bene. Allora, esattoria non è molto amata. Palazzo di giustizia. Ok. Questo serve perché ci aumenta... Aspettate che abbasso un po' l'audio del gioco. Ok. Perché... in via distratti che aiutano a ridurre il crimine assicurando che le colpe siano comunicate alla cittadinanza. Abbiamo messo giù l'esattoria. Mettiamo giù la nostra magione personale. La magione personale... Questa praticamente, io posso darmi un salario, ok, e il piano evolve. Adesso abbiamo anche l'attraversamento, ma abbiamo finito la missione. Ok, allora, direi che ci siamo, andiamo un po' avanti, vi faccio vedere l'attraversamento, così... Facciamo anche un po' di tutorial, ok, visto che ormai siamo a 24 minuti e non continuo un'altra, non faccio un'altra partita. Allora, abbiamo i ponti,
che però, come potete vedere, possono essere fatti tipo qua, ma qua io il ponte non lo posso fare. Allora, cosa si fa? Si fanno gli attraversamenti. Ovviamente necessita di una strada. Ok. Il tipo va qua, va a cercare. Il problema cos'è? Che anche dall'altra parte ci deve essere una zona residenziale. Si fa il bruttissimo trucco che vi ho fatto vedere la volta scorsa. Adesso arriveranno gli abitanti, eccoli qua. Ok. Questo funziona, l'attraversamento è attivo. Io adesso posso sfruttare questa parte qua del fiume per coltivare, ma direi che le nostre coltivazioni, bene o male, stanno andando abbastanza bene, perché abbiamo ancora grano, abbiamo ancora orzo di scorta, per cui in teoria dovremmo essere messi abbastanza bene. Hanno finito adesso il cibo. Stanno per finire l'orzo. Però, cazzo, questo è un altro level up. Appartamento spazioso. È il level up di questo, che è questo appartamento modesto. Infatti, vedete qui, perché non ha accesso ai magistrati del Palazzo di Giustizia. Giustamente voi dovete andare a leggere. Io dico, no, non hai i problemi col palazzo di giustizia? No, io metto qua il palazzo di giustizia. Questo cercano lavoro, tac, adesso fanno tutti il level up. Con calma e con tranquillità, perché ricordatevi che ogni volta che trovano un incrocio, ok, il pippottino scende, sceglie randomaticamente che giro fare. Per cui voi dovete pensare alla vostra città come se ogni volta che fate un incrocio creaste una città nuova. Per questo l'ho fatta a doppia specchiata. Come potete vedere, infatti, funziona abbastanza bene. Abbiamo 1958 abitanti. Tutti gli esattori sono fuori. Ne possiamo mettere altri. Ok. Vedete che, ad esempio, generati 187 debens finora in tasse. Questo è. Andiamo a vedere sul supervisore finanziario. Ok, abbiamo riscosso l'83% di tasse, per cui sono andati a mancare 26. Produce una cifra stimata di 3.203 soldini. Il salario è questo. Possiamo aumentarlo o diminuirlo per farli contenti o meno. Noi possiamo anche diminuirlo perdendo lavoratori, ma diminuendo la disoccupazione. Ciò che sembra strano, però praticamente se noi diminuiamo la gente non va a lavorare e i disoccupati che non ci sono vanno a lavorare. È un gioco strano, funzionava così. Dopo non so se funziona ancora. Vedete, qua abbiamo la percentuale fatto, qua abbiamo il bilancio. Noi praticamente all'anno, ok, guadagniamo 1.851 soldini. Qui, tra le entrate e le uscite, cioè, o meglio, scusate, il bilancio adesso di 2006, abbiamo 4.000 e passa di perdita. L'ho letto male, scusate. Per cui non guadagniamo un cazzo. Questo però al momento, ok, è finora di tasse. Voi dovete considerare che prendiamo questo in totale. Possiamo anche aumentarlo. Un 10%, vedete che non ci cambia molto. Qui state anche attenti a giocare qua. E niente ragazzi, spero che questo primo episodio, anche se è il secondo, vi sia piaciuto. Ovviamente le missioni non sono tutte così corte, eh. Ci sono missioni che durano ore e ore e ore e ore. E ditemi anche voi cosa ne pensate, ditemi che idea avete di pianificazione, se avete qualche idea da farmi provare o altro, che ben venga volentieri, io la provo. Vi ricordo che adesso uscirà l'episodio successivo giovedì, ok? E poi in questi giorni usciranno altri giochi. Per
E niente, da Tartone è tutto, un salutone, alla prossima. Belli.